Ciao a tutti amici, benvenuti su Hands of Iron 4 con Kaiserreich. Siamo qui perché ovviamente vi porterò Hands of Iron 4 con questa mod in cui noi non prenderemo l'Italian Federation, ma bensì prenderemo, chiamiamolo il Regno delle Due Sicilie, ma non è proprio il Regno delle Due Sicilie. E iniziamo senza problemi, senza indugio. Non avete consigliato voi, se non sbaglio, non consiglio proprio Stratega 14, in cui vi lascio il suo link in descrizione. E ragazzi, siamo qui su Hands of Iron 4. Spero di portarvelo un po' più spesso, perché in questi giorni sono molto occupato. Passiamo un po' l'audio. Perfettissimo. Iniziamo subito con le ricerche industriali per rendere il nostro sud molto più, come dire, forte economicamente. Iniziamo subito con questa cosa. Beh, non fa niente che abbiamo questi problemi di economia. Adesso li aggiusteremo senza problemi. Ok, aspetta. Industria effort, abbiamo qui, ok, come infrastrutture siamo a posto. Facciamo innanzitutto questo, ok. Poi non si sa mai, un po' di antiaereo fa sempre bene. Poi vicino ai porti ci mettiamo, quindi difese navali, insomma. È molto importante avere, perché in questo caso, ragazzi, non si sa mai. Cos'è questo? Ah, la divisione di fanteria con artiglieria e quella senza artiglieria. Poi c'è una milizia volontaria. Come facciamo? 5 di questo. No, è un po' troppo, un po' troppo, un po' troppo. Iniziamo sempre nel 36, ma con fazioni, con nazioni di quasi tutte diversa. Ad esempio non c'è il Reich, ma c'è la Germania, l'impero della Germania. Ok, vabbè, ringraziamente, vabbè. Vedete, c'è la Francia, di chi è? Ah, ma noi siamo andati, ok, va bene, di Sebastien four, no, vabbè. Attenzione. Vabbè, l'Italia ha dichiarato guerra all'Austria, l'Austria ha dichiarato guerra all'Ungheria, la Romania ha dichiarato guerra all'Ungheria, la Serbia, la Bosnia, tutto l'Austria, insomma. Poche guerre, ma poco. Intanto noi ci facciamo sempre più forti, sconfiggeremo tutti, soprattutto questo preciso istante. Per sbaglio qua ho fatto, no, cancelliamo. Sì, è perché, cioè, non aveva senso, perché l'ho fatto non lo so. Forse invece di migliorare le nazioni, per sbaglio ho fatto il conto prima, e infatti adesso me ne sono accorto, ecco perché non guadagnavo political power. Vabbè, intanto reclutiamoci 5 divisioni di marine, molto importanti per noi, visto che i marini dovranno conquistare Sardegna e Corsica e fa uno sbarco in, dov'è? In Toscana, sì, in Toscana. Oh mio Dio, una Serbia è riuscita a conquistare la Bosnia. Vabbè, la Bosnia non aveva quasi nessuna divisione. Intanto dobbiamo costruire, attenzione, se avete capito bene, perché io, perché qua nessuno si costruisce anche. Forza. Per
perfetto, perfetto, bel ghessio. Il Giappone ha dichiarato guerra alla Corea, al sud. Dunque, si deve essere conquistato. Il Tibet insieme alla Mongolia hanno conquistato questa nazione che stava qui in mezzo. Il Tibet ha preso un pezzo di terra, chiamiamolo così, mentre qui, come potete vedere, Messico ha attaccato gli Stati Uniti. Questi stati americani hanno compiuto gli Stati Uniti. Questi sindacalisti dell'America hanno attaccato gli Stati Uniti. Insomma, proprio guerre dappertutto ci sono, dappertutto. Finalmente un po' di pace. Inizia. Oddio! Fermi, fermi, che qua scoppa la seconda guerra civile spagnola. Quante divisioni hai? Tra i 14 e i 26. Interessante. Ti sconfiggerò. Potete vedere, gli abbiamo dato 1000 armi, no, gli abbiamo dato 50, sono 500 fucili e 1000 uomini, insomma, aiutarmi, siamo come siamo bravi. Il Giappone fa ancora le sue guerre sudice. Ragazzi, è arrivata, attaccheremo. Attaccheremo, come dire, l'Italian Federation. Chiamiamo i nostri ammirati. Ma chiamiamo tutto il mondo. Questi sono poco, vabbè, quando saranno pronti attaccheranno. Signori, attenzione, stiamo attaccando. E anche loro dovrebbero attaccare. Dobbiamo attaccare anche i francesi. Signori, attenzione. Con questa mossa, forse da un po' da suicida, forse riusciremo a vincere. Ve lo dico io, riusciremo a vincere. Però dobbiamo aggiungere altre due qua. E poi vorrei capire una cosa. Solo una cosa. Non ho mai notato, ma questa qua garrison, cioè, a cosa cazzo dovrebbe servire? Come difesa? Penso più come difesa vista da Nikona. Onestamente non lo so, devo essere molto onesto. Facciamo una minita di police. Calma. Perché siete qui voi? Ah, sono in manutenzione, ok. Allora, voi dovete, tra virgolette, difendere, quindi conquistare queste queste isole. Quindi, insomma, muoviti. Conquistare. Ma come? Quindi non me ne frega niente che sono in riparazione, però abbiamo una guerra da vincere, sai com'è? Facciamo un altro assalto navale, lo facciamo esattamente a Roma, che siamo dei sudici. Proprio proviamoci, che tanto non fa niente.
Questa cavalleria perché non arriva mai? Succede? Lombardia, così. Così, in Lombardia, ma sì, dai, attacchi. Liberiamoci, ma tanto per, ma non è così. Giusto per. Perfetto. Bravo, e qua così dividiamo anche il territorio. Mamma mia. Signori, abbiamo vinto questa grandissima battaglia. Ma se volessi tutti... No, non posso. Perché? Se lascio Savoia... No. Se lascio Nizza... No. E no, il Piemonte non posso lasciarlo, mi dispiace, no. Passiamo. Vabbè, diamoci questo. Perché non posso prendere? Ok. Mannaggia. Eh no. Perché? Ma... Sudicio. Vabbè, ormai. Perché non posso prendermi? Che vuoi tu? Calma. La Corsica la vorrei io, se... Che palle! Va bene. Iniziamo già a fare i nostri piani malefici contro l'Austria. Va bene ragazzi, allora iniziamo un po' a settare, come dire, tutto quello che dobbiamo, insomma. Ti pareva che avevamo bisogno del petrolio, no? A sto punto mettiamocene due di qua. Vediamo anche i carri armati che ora più che mai ne avremo bisogno. Ok. Abbiamo degli ieri, seriamente. Bene. Ah guarda, più ne mettiamo, meglio è. Non ne frega niente, possono. Ma dobbiamo portare qui. Ah no, aspetta. Un fight in questi 8 li portiamo qua. Mentre qui. Ora. Il petrolio. Vabbè, per il momento. Più che altro non ci serve perché possiamo costruire direttamente delle raffinerie. In Sardegna, guarda. In Sardegna, appostissimo. Vabbè, dobbiamo costruire anche monte. Ecco fatto. Antenne radio che ci serviranno molto. Allora ragazzi, il regno, chiamiamolo delle due Sicilie, ma non è delle due Sicilie, è più un Sud Italia sindacalista, chiamiamolo così. È riuscito a sconfiggere l'Italian Federation e ha quasi conquistato tutti i suoi territori. Ci manca il Veneto, per lo più il Trentino, il Sud Tirolo, insomma conquistiamoci pure tutta l'Austria, non c'è nessun problema. E ragazzi, nel prossimo episodio lo faremo. Intanto offline cosa farò? Mi metterò a costruire un po' e nel prossimo episodio attaccheremo l'Austria. Grazie per aver visto questo video, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo.